Buonasera YouTube e benvenuti in questo nuovo episodio di Valute Marvel Must Have, questa serie che ho deciso di lanciare su TikTok un po' di tempo fa, che sta ricevendo un discreto successo e che ho deciso di riproporre qua su YouTube in una versione un pochino più allungata, visto che non c'è la limitazione dei 3 minuti imposta da TikTok. Qua su YouTube posso parlare a ruota libera. Chiedo scusa se mi sentite un po' strano, però c'ho ancora un po' di raffreddore, un po' di influenza, quindi ho la voce un pochino rotta. Tornando a noi, nel primo episodio abbiamo visto Civil War, abbiamo analizzato Civil War, che è una storia a cui io sono molto molto legato. In questo secondo episodio andremo a vedere la storia Spider-Man Torment di Todd McFarlane. Importantissima storicamente per il comics americano, non voglio dirvi troppo, vi lascio al video e poi dopo ne parliamo in maniera un pochino più approfondita. 3, 2, 1, ecco il video. Valute Marvel Must Have, episodio 2, Spider-Man Torment. Disegnato da Todd McFarlane e scritto da Todd McFarlane. In una New York sempre più cupa e sporca, il nostro amichevole Spider-Man di quartiere è costretto a scontrarsi con uno dei suoi più antichi rivali, l'animalesco Lizard. Questa volta però l'avversario sembra diverso, più agguerrito e spietato rispetto al passato. Uno scontro devastante e sanguinario che metterà a dura prova i limiti fisici del nostro Peter Parker. Riuscirà a scamparla anche questa volta? O l'avversario sconfiggerà una volta per tutte il nostro amichevole Spider-Man di quartiere? Todd McFarlane è uno dei disegnatori che ha portato più innovazioni a livello grafico al personaggio di Peter Parker. Partito solamente come disegnatore nella testata The Amazing Spider-Man, affiancando i testi di David Michelini con cui creerà tra l'altro il personaggio di Venom, ottiene talmente tanto successo che gli viene affidata anche la sceneggiatura di una testata nuova di Zecca intitolata semplicemente Spider-Man. Il primo numero vende quasi 2 milioni e mezzo di copie, che sono cifre impensabili per i fumetti dell'epoca, dove è contenuta proprio la prima parte di Spider-Man Torment. Il successo clamoroso ottenuto grazie a Spider-Man lo spinge a lasciare la Marvel e ad aprire assieme ad altri suoi colleghi la Image Comics, con cui otterrà un sacco di soddisfazioni durante la sua carriera. Valutare Torment è veramente difficile perché da un lato ha un'importanza storica per quello che ha rappresentato per i comics americani, che è assolutamente da tenere in considerazione, dall'altra parte invece abbiamo una storia con una trama veramente inconsistente, cioè disegni pazzeschi ma la trama non c'è. Passiamo ai voti. Livello must have, secondo me, tenendo in considerazione tutte le informazioni che vi ho dato prima, direi 7 su 10. Torment è un'opera che personalmente apro almeno una volta al mese per guardare i disegni, perché ogni volta scopro dei dettagli pazzeschi che non avevo notato in precedenza. Il problema è che non leggo una vignetta che sia una. 7 comunque un voto alto, rimane un fumetto importante, senza parlare della copertina che probabilmente è una delle 5 cover più famose di Spider-Man di sempre. Perfetto per gli appassionati dei bei disegni e del fumetto in generale. Ma se volete leggere una storia per conoscere Peter Parker, non è assolutamente questa. Accessibilità ai nuovi lettori, 8 su 10. Bisogna ovviamente riconoscere i protagonisti principali per capire la storia, e se volete avere il quadro completo al 100%, consiglio di leggere prima L'ultima caccia di Kraven, che è necessario per capire appieno la psicologia di uno dei personaggi, ma comunque il fumetto anche senza questa lettura è comprensibile. Finalmente la domanda tanto attesa: il must have è il miglior modo per recuperare Torment? Secondo me assolutamente no. Essendo i disegni la parte più importante di Torment, io consiglierei un formato più ampio. Ricordo inoltre che questa è la prima storia gestita totalmente da Todd McFarlane. Alcune sceneggiature leggermente più interessanti dopo sono uscite. Tenendo in considerazione anche che il costo base senza sconti del must have è 15 euro, lo sconsiglio doppiamente, perché con 55 euro vi portate a casa tutto l'omnibus completo. Eccolo qua che racchiude Torment, ma anche tutte le storie scritte e disegnate da Todd McFarlane. Tra l'altro l'omnibus è più grande, quindi si vedono meglio le tavole. Se volete acquistare Spider-Man Torment in tutti i suoi formati, potete farlo attraverso il link che vi lascio sul mio canale Telegram. Per accedere al mio canale Telegram, link in bio. Riguardando il video mi sono accorto che sembra che io non abbia una buona opinione di Spider-Man Torment. Tutt'altro. Io adoro McFarlane e ancora oggi lo reputo uno dei miei disegnatori preferiti in assoluto di Spider-Man. Semplicemente penso che la sceneggiatura di Torment non sia particolarmente interessante. Per questo sconsiglio l'acquisto del must have, ma consiglio assolutamente l'acquisto dell'omnibus, perché all'interno dell'omnibus sono contenute tutte le storie scritte e disegnate da McFarlane e Torment è probabilmente la storia meno interessante. Non ha mai scritto dei capolavori delle Divine Commedia, però comunque ha scritto delle storie più interessanti e a livello grafico sono tutte meravigliose. Novità da questo episodio in poi, ho deciso che farò una classifica di tutti i must have che tratterò. Vi lascio la classifica. Classifica dei Marvel Must Have. È recentemente uscito il secondo episodio di Valute Marvel Must Have, in cui ho parlato di Spider-Man Torment di Todd McFarlane. Se vi siete persi il video potete trovarlo in cima al mio profilo TikTok. Ho deciso che ogni volta che farò uscire un episodio di questa serie, che a quanto pare è molto apprezzata, aggiornerò una mia personale classifica in base alle storie che ho amato di più. Vi ricordo che attualmente è in corso un sondaggio sul mio canale Telegram per scegliere quale Marvel Must Have devo portare nel terzo episodio. Se volete partecipare alla votazione potete accedere al mio canale tramite il link che trovate nella mia bio. Comunque, nel primo episodio ho parlato di Civil War e non ho fatto nessuna classifica perché non è possibile fare una classifica con una sola storia. Adesso che però abbiamo anche Spider-Man Torment, posso dire con certezza che al primo posto inserisco
Civil War e al secondo Torment. Troppo importante per me Civil War per inserirlo al secondo posto. Non vedo l'ora di aggiornare la classifica con tantissime altre storie. E voi siete d'accordo con me? Avete preferito Civil War o avete preferito Torment? Fatemelo sapere con un commento. E con questo direi che abbiamo detto tutto su Spider-Man Torment. Vi ricordo che se volete recuperare il fumetto potete trovare qua sotto il link per acquistarlo in tutte le sue versioni attualmente disponibili. Noi ci vediamo al prossimo episodio di Valute Marvel Must Have, che sarà basato su House of M. Ciao!